Buongiorno e benvenuti in questo secondo vlogging. Anche oggi andrò a cucinare, ma questa volta non ve lo faccio vedere anche perché andrò a fare la pasta frolla, la pasta frolla che avevamo già fatto, che c'è su questa confezione della farina del Lidl, per cui non sto a farvela rivedere. Questa volta però andremo a fare dei biscotti. E così, perché come vi dicevo, non voglio più comprare la farina, ma ormai questa qua la voglio finire. In più, ho trovato un sacco di lievito ancora buono, cioè non col glutine, nel senso che non ha la scritta senza glutine. Di conseguenza, che è quello dell'Eurospin, di conseguenza, non voglio buttare via la roba. Sapete che non mi piace. E quindi prenderò la farina poco per volta in modo da far andare questo lievito. E poi una volta che sarà finito non lo comprerò più, non ci serve. Non comprerò più la farina con il glutine. Ci serve lo zucchero e il burro. E niente, quindi adesso noi andiamo io e Sabrina perché non sono andati a scuola, Sabrina, Gabriele e Manuel, perché anche loro sono pieni di raffreddore. Di raffreddore, Poi non riescono a fare respiri lunghi. e quindi adesso poi chiamerò il pediatra, però non li ho mandati a scuola. Invece Sabrina, sì, va bene, ciao. Giada e Giorgia stavano bene, quindi loro sono andati a scuola. E niente, come avete visto, io ho già fatto una lavastoviglie, ho già fatto anche partire l'asciugatrice. I bambini adesso hanno fatto un attimo il letto. Non sono andata a fare le faccende su perché Manuel, appunto, dormiva ancora. L'ho lasciato dormire perché comunque sono 2 notti che non sta bene, dorme male. Se riesco, farò su oggi. Comunque, per adesso noi andiamo a fare questa pasta frolla e ci riaggiorniamo. Ecco qui i biscotti. Adesso aspettiamo Giada e Giorgia e poi facciamo merenda. Alcuni sono un po' più gialli, altri un po' più bianchi, ma perché Sabrina, come ieri, metà l'ho stesa io, metà l'ha stesa lei, e quella che ha steso lei ha usato un po' più di farina. Invece questi qua sono quelli che ho fatto io, sono un po' più giallini perché ne ho usata di meno, però vabbè. Sono buonissimi. Quindi adesso aspettiamo loro che arrivano da scuola, così poi facciamo merenda. Intanto io vado a caricare, scaricare la lavastoviglie e sto anche guardando il video, il vlogging di Tammy Moon e poi andrò a guardare quello di Sara. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, andate anche voi a guardare il loro vlogging. Forse è morto. Ho fatto la lavastoviglie che avevo detto e adesso andremo a lavare a mano queste cose qui perché non possono andare in lavastoviglie o io preferisco non metterle e poi andrò a svuotare qui e a mettere a posto tutte le cose così da poterci mettere quella roba a scolare.
Allora, finalmente sono riuscita a sistemare tutto. Adesso vado a mettere via questa roba qui che ho levato da là sopra. Devo metterla al suo posto. E poi inizio a preparare la cena. Stasera volevo fare una torta salata con broccoli e brie. Quella per noi col glutine, ho visto la ricetta dal canale di Lucrezia, Una vita semplice, e vi lascio il link qua sotto per arrivare direttamente alla ricetta. Invece quella di Gabriele e Maurizio, che sarà fatta diversa, la prendo dal canale Mary Zero Glutine 100% Bontà. E vi lascio sempre qua sotto il link per arrivare alla ricetta della torta salata che fa lei. Io metterò appunto broccoli, e infatti devo anche andare a mettere sui broccoli. Quindi adesso mi spiccio e intanto ascolto i vocali che mi ha mandato Sara. Allora, qui c'è pronta la nostra. Alla fine non ho fatto quella di Lucrezia, ma ne ho fatta una inventata da me, diciamo, seguendo più o meno le regole delle quiche, più o meno circa. Qua invece c'è la teglia a ciambella per Maurizio e Gabriele, e qui c'è l'impasto che ha praticamente fatto Giada fino a che poi non è diventato difficile per lei da mescolare. Allora sono andata avanti io. Ci ha aiutato ovviamente anche Sabrina, sapete che loro sono sempre presenti. Adesso la vado a rovesciare qui dentro e poi la mettiamo in forno. Devo andare a vedere per quanto tempo. Questa invece ricetta l'ho presa, come vi ho già detto, dal canale YouTube Mary Zero Glutine 100%. Sto facendo partire una lavastoviglie con le cose che abbiamo usato per mangiare. Cioè sì, per mangiare, vabbè. Per cucinare. Maurizio ha portato a casa questi baci di dama che gli hanno regalato. Gli ha regalato una farmacia. E poi qui c'è il detersivo per la lavastoviglie, questo qui del Lidl. Mi trovo benissimo. Sabri me lo metti a posto. Ed ecco anche quella senza glutine pronta. È venuta veramente bene, ben lievitata, e anche la nostra è venuta benissimo. Era molto buona. Ho usato anche una confezione di albumi oltre alle uova ed era veramente buonissima, molto gustosa. Poi sono andata a fare la lavastoviglie e finalmente la mia giornata è finita. E spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani con un nuovo vlogging. Ciao!